L'importante è anche la violenza nell'espressione verbale, per esempio. Molto spesso si utilizzano termini, ma non tanto i termini, anche il modo con cui si utilizzano, che nell'altro può provocare una reazione che neanche loro sanno di poter provocare, oppure il bullismo, il cyberbullismo, le conseguenze di questo, i ragazzi le conoscono. Ecco, l'impegno deve essere quello delle istituzioni, la Commissione Pari Opportunità si sta prodigando per questo, e la scuola, perché diciamo insieme alle famiglie naturalmente, tutto questo porta a delle nuove generazioni che hanno una coscienza diversa, una consapevolezza diversa di quello che vuol dire stare insieme agli altri, come ci devi stare. Non basta stare, ma bisogna anche saper utilizzare il giusto linguaggio, il giusto comportamento, l'inclusione di persone che possono essere, per esempio, disabili, possono essere di un'altra nazionalità, di un altro colore della pelle. Queste devono essere integrate, perché il diverso, la diversità è un arricchimento. La violenza di genere in tutte le sue sfaccettature non deve essere sottovalutata. Oggi sull'isola non abbiamo ancora un centro antiviolenza veramente che possa dare un sostegno alle vittime di violenza e soprattutto dare la possibilità ai ragazzi oggi di poter avere un riferimento locale. Le vittime possono essere sia uomini che donne, sicuramente la donna è quella più attaccata. Perché mi sono rivolta ai giovani con le campanelle di allarme? Perché essendo in questo caso un'insegnante e un'esperta dei metodi di insegnamento, ho notato che proprio nella fase dell'adolescenza i ragazzi hanno più bisogno di aiuto e di sostegno, soprattutto bisogna lasciare quella mentalità atavica e patriarcale nella quale ancora si pensa che la donna non abbia diritto a emergere, avere praticamente una crescita professionale, essere libera, libera dalla violenza. La cosa importante è che questa volta affrontiamo l'argomento in presenza delle scuole. La violenza sulle donne non ha limiti di età e non ha limiti di classe sociale, a volte è proprio all'interno della scuola che io ritengo che possa essere concepita come una seconda casa, che i ragazzi, affrontando queste problematiche con i docenti, possono trovare la forza e il coraggio di denunciare episodi che avvengono o all'interno della famiglia o anche che vedono protagonisti un compagno di classe, un amico. È preziosissimo parlare con i ragazzi, perché a loro dobbiamo rivolgerci e soprattutto insegnare loro e dare loro gli strumenti per riconoscere e quindi prevenire la violenza. Ovviamente le leggi vanno sempre migliorate, ma in realtà grazie alle leggi che esistono, soprattutto alla legge sullo stalking, alla legge sul femminicidio, che dico sempre sono recentissime, ma ci danno gli strumenti tali, soprattutto e anche dal punto di vista del sistema cautelare, quindi ci permette di allontanare il carnefice, ci permette di arrestare il carnefice. Questo fa sì appunto che possiamo mettere in protezione la vittima e far modo che appunto ci sia giustizia.